E allora, amiche mie, si è lievitata qui l'impasto per i pizzi. Adesso ci vado a mettere i peperoni, va bene? Questa è una nuova ricetta mia, comunque provatela perché sono buoni. Va bene? E allora, io adesso allargo qua. Vedete? Questo è l'impasto dei pizzi. Vado a mettere i peperoni, questi qua, eh? I peperoni. Andiamo a mischiare tutto. Vedete? Eh? Hanno un profumo. Ecco qua. Quindi io adesso li vado a mettere. Li vado a mettere qui dentro alla farina di semola. Ok? Facciamo in modo che vedete, eh. Facciamo così. Ecco qua. Così almeno vedete tutto quello, il procedimento. Quindi io adesso vado a prendere un po' con il cucchiaio, vedete? Eh? E li vado a mettere qua dentro alla farina. E giro. Ok? Così. E li andiamo a appoggiare qua. Andiamo a mettere la farina. Fateli perché sono gustosi, con i peperoni. Ci aiutiamo sempre con il cucchiaio, vedete? Farina di semola. Escono morbidissimi. Vedete? Andiamo a sistemarli qua. Vedete come è liquida la pasta? Perché questa più liquida è, più morbide escono i pizzi con i peperoni. Perché voi non li avete fatti mai, li abbiamo fatti con le olive, con le cipolle, però i pizzi si possono fare con qualsiasi cosa, anche con le rape. Se avete le rape infucate, no? Si possono fare in qualsiasi modo. Non soltanto con le olive. Eccoli qua. Potete sistemare come volete questi, eh? Potete stringerli così. Eccoli qua. Stringiamo, ok, e ne facciamo ancora due altri, eh? E adesso andiamo a raccogliere
l'ultimo il pasto che c'è rimasto, vedete? Eccolo qua. Qua. Va bene? Potete farli in qualsiasi modo questo impasto qua. Ecco qua. Allora, io già ho messo, ho acceso il forno, li andiamo a sistemare così. Li stringete con le mani, tanto non succede niente. Sì? Ecco qua. Ecco qua. Questi sono i miei pizzi con i peperoni, ok? Poi ve li faccio vedere. Ecco qua. Mettiamo un altro poco di farina. Eccoli qua. Ok? Guardate. Pizzi con i peperoni. I peperoni scattarisciati, va bene? Poi vi faccio vedere il proseguimento. Ok? Questi adesso li inforno per 10-20 minuti e sono cotti. Ok? A dopo. Ecco qui.